fosse un leone si chiamerebbe Simba e invece è un giaguaro e quindi si chiama E-Pace, il nuovo cucciolo di casa Jaguar nato per tenere compagnia al SUV più grande F-Pace. Se ha tutte le carte in regola per far parte della famiglia dei felini Made in UK, lo scopriamo in questo Perché comprarla. Fuori com'è? Che in Jaguar la considerino la nuova mascotte lo dimostrano i piccoli easter egg disseminati qua e là, come la sagoma di mamma Jaguaro e del cucciolo sul parabrezza, o la stessa silhouette ripresa nelle luci di cortesia esterne. Per il resto la parentela stilistica con la capo branco F-Type c'è e si vede tutta, a cominciare dai fari anteriori a goccia con la tipica firma LED AJ e dalla grande bocca centrale con le due prese d'aria ai lati che le danno una bella grinta. In generale il muso sembra proprio quello di un cucciolo, fa simpatia. Anche nella fiancata c'è un po' della coupé, nel finto sfogo all'altezza del passaruota anteriore, nella forma del terzo finestrino e nel rigonfiamento della spalla, a completare il look da piccolo SUV raffinato e sportiveggiante, gli sbalzi ridotti all'osso, un bello spoiler che sovrasta il lunotto inclinato, il doppio scarico incastonato nel finto estrattore e i cerchi da 20 pollici dell'esemplare di questa prova, ma volendo si arriva fino a 21 pollici. È spaziosa? Sarà anche l'ultima arrivata, ma in quanto a capacità di carico non ha niente da imparare da nessuno. E infatti i suoi 477 litri sono il valore più alto tra tutte le concorrenti dirette. Il segreto sta nelle forme regolari e poi ci sono delle belle trovate come due ganci, una rete, una fascia elastica per trattenere gli oggetti, una presa 12 volt e due guide per gli accessori che semplificano la vita di tutti i giorni ma che poi non hanno un posto preciso dove essere riposti quando smontati. La soglia di carico a causa dello stile è un po' alta, ma comunque l'accesso è a filo e quando lo spazio non basta, con i sedili abbattuti in configurazione 60-40 si arriva a 1234 litri. Gli sportelli sono un po' pesantucci e l'accesso è penalizzato dalla linea discendente del tetto, però una volta dentro si sta comodi. Il divano è molto ben sagomato, almeno per chi siede dai lati, e nessun problema per gambe, piedi e testa. Chi siede al centro invece trova una seduta rigida, il tunnel voluminoso e in questo caso anche poco spazio per la testa, perché il tetto panoramico ruba spazio. Su questo esemplare ci sono i sedili riscaldati anche dietro e poi tre prese USB, bocchette dell'aria, due reti dietro ai sedili e un poggiabraccio con un piccolo vano. Se ho dei bambini? L'apertura delle porte è abbastanza ampia, gli attacchi Isofix sono nei due posti laterali, nascosti dai coperchi in plastica, e posizionare il seggiolino quindi non è un problema. I finestrini poi scendono quasi del tutto. Dietro il nostro passeggino sta comodamente in larghezza, invece non c'entra messo di lungo. E la qualità? Generalmente quando si vede un cucciolo viene voglia di coccolarlo, e invece qui è lei che coccola voi con un'atmosfera premium, dettagli e materiali curati, tanta ergonomia e un design ancora una volta in pieno stile F-Type. Avete presente il selettore cilindrico del cambio che fuoriesce dal tunnel di tutte le altre Jaguar quando le si accende? Beh, qui non c'è. E proprio come sulla coupé c'è una più sportiva e tradizionale leva, vicino alla quale c'è il selettore di modalità di guida. Ci sono anche i tre comandi circolari del clima e il bel maniglione per il passeggero che fa da raccordo tra la parte superiore della plancia e il tunnel centrale. Tutti i tasti, che hanno un ottimo feedback, sono a portata di mano. E poi c'è un vano profondo, davvero grande, sotto il poggiabraccia, compresa 12 volt e 2 USB, e con la trama a orma di zampa di giaguarino. In più ha un tappo che può essere configurato come vaschetta o portabicchieri con supporto per il telefono. E poi c'è un altro scomparto, davanti al cambio, anche questo profondo e compresa 12 volt. È ben accessoriata. Proprio come sulle auto di classe superiore, la piccola Jaguar può essere equipaggiata con tantissimi accessori a pagamento. Di serie però ci sono sempre i fari a LED, si pagano oltre 1000 euro quelli a matrice di LED, cerchi da 17 pollici, il clima bizona, il sistema di infotainment con schermo da 10 pollici e diversi dispositivi di assistenza alla guida come l'avviso di superamento di corsia, che volendo interviene attivamente, il cruise control e la frenata d'emergenza. E ancora la retrocamera di parcheggio e i sensori, sia avanti che dietro. Come funziona il navigatore? L'ultima generazione dell'In Control di Jaguar raccoglie tantissime funzioni, tanto da ricordare uno smartphone non soltanto nella grafica e nelle logiche di funzionamento. Lo schermo da 10 pollici, touch, al centro della plancia è molto fluido nelle animazioni e integra applicazioni come il browser web che sfrutta una connessione 4G che funziona anche come hotspot.
Da qui si controlla anche l'illuminazione dell'ambiente, la vista a 360 gradi delle telecamere, i comandi vocali e tutte le altre funzioni. La navigazione è precisa, le mappe chiare anche in 3D e sempre fluida anche zoomando con le dita. Lo schermo poi si può sdoppiare e così si vedono più informazioni contemporaneamente. Dietro al volante c'è un altro schermo, quello del cruscotto digitale, che cambia in base alla modalità di guida ma è personalizzabile e da lì si controllano gli assistenti alla guida, l'head-up display e i tantissimi parametri del veicolo e in più si possono ripetere le indicazioni del navigatore. Grave mancanza però quella di Apple CarPlay e Android Auto. In città come va? Una volta a bordo ci si sente subito a proprio agio perché la posizione di guida è avvolgente e trovare quella corretta è un attimo grazie alle tantissime regolazioni. Però la visibilità è così così perché la superficie vetrata è un po' limitata e per percepire bene gli ingombri ci vuole un po' di tempo, quindi perfetto che i sensori siano di serie. Lo sterzo nelle modalità comfort o eco, quindi quelle migliori per la città, è leggero, non è molto diretto ma è comunque ben tarato per affrontare traffico e manovre che per inciso non sono mai un problema visti gli ingombri esterni. Quello che invece è sempre troppo rigido è l'assetto. Tenete conto che su questa I-Pace ho i cerchi da 20 pollici e le buche di queste strade romane le sento davvero tutte. Quindi se proprio non vi piacciono i cerchi da 17 o da 18 pollici, allora meglio optare per le sospensioni attive che leggono l'asfalto e si adattano di conseguenza per tenere l'auto più piatta. Il cambio è uno ZF a 9 marce e anche su questa Jaguar, così come sulle altre auto del gruppo, ha una taratura che predilige il comfort anche un po' a scapito della velocità di cambiata. È bella da guidare? Non capita certo tutti i giorni di guidare un SUV compatto con un motore come questo, cioè un 2 litri turbo benzina da 249 cavalli. Quindi siamo curiosi di sapere come va e soprattutto se riesce a tirare fuori gli artigli. Tralasciando comunque la guida in fuoristrada perché nonostante la stretta parentela con l'Evoque, difficilmente qualcuno la porterà lontana dall'asfalto. Comunque per chi magari viaggia spesso in montagna o con la neve, sappiate che c'è una modalità per i fondi a bassa aderenza e poi il controllo elettronico della velocità sia in discesa che in salita. Detto questo, io mi sono concentrato sull'asfalto e quindi ho spremuto un po' la modalità Dynamic che va a dare un boost a risposta del motore, carico sul volante e velocità di cambiata. Proprio lo sterzo in questa modalità diventa più reattivo, comunicativo, meno filtrato che nella modalità comfort e quindi inserire l'I-Pace in curva diventa un piacere, complice anche il grip della trazione integrale. E questo perché appunto in curva l'I-Pace non si carica di lato e quindi si può scaricare tutta la potenza senza remore. E in men che non si dica vi ritroverete a velocità ben oltre superiori quelle di codice, oltretutto senza accorgervene perché l'insonorizzazione è davvero di ottimo livello. Prestazione a parte, l'I-Pace deve comunque fare i conti con un peso piuttosto elevato perché si parla di 1800 kg di media a prescindere dalla motorizzazione. E questo in fase di frenata si sente, c'è del beccheggio e bisogna fare una bella pressione sul pedale. Insomma, il look fa il verso a quello di un'auto sportiva, ma la sua vera natura è quella di grande viaggiatrice, comoda e in linea con la concorrenza per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva e passiva. Quanto consuma? Tenete conto di peso, trazione integrale e potenza di questo motore. In città avvicinarsi ai 10 km al litro è quasi un traguardo. Quando la strada si apre, nell'extraurbano tranquillo, si fanno i 12 km al litro, ma il risultato migliore si rileva sulle statali a velocità costante, dove si toccano anche i 20 per litro. In autostrada a 130 si sta sugli 11 km al litro, per una media generale quindi di 12 km al litro, cioè un po' più di 8 litri per 100 km. Quanto costa? Per mettersi nella cuccia, o meglio in garage, la I-Pace servono almeno 37.000 euro circa per la versione con il 2000 diesel da 150 cavalli, trazione anteriore e cambio manuale. Lo stesso motore con l'automatico sfora i 40.000, mentre per salire allo step di potenza di 180 cavalli servono, a parità di allestimento, altri 2.000 euro. Il diesel più potente, da 240 cavalli, parte da quasi 55.000 euro e poi ci sono i due benzina, anche questi con lo ZF e la trazione integrale. Quello da 249 cavalli di questa prova ha un prezzo base di poco superiore ai 44.000 euro. Quello da 300 cavalli supera i 55.000. Difetti? Per essere un SUV compatto, anche se premium, ha un prezzo da grande e considerati tutti gli optional disponibili, far salire il conto è un attimo. I diesel poi sono un po' ruvidi e dietro la visibilità è scarsa. Qual è la versione migliore?
Il 2000 diesel Ingenium da 180 cavalli, rigorosamente con cambio automatico. Il meno potente 150 cavalli lo eviterei, visto il peso che deve portare a spasso. E se benzina deve essere, che sia questo da 249 cavalli, che si sposa bene con l'impostazione comunque turistica del telaio, condiviso con le Land Rover. Per quanto riguarda allestimenti e lista di pack e optional, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. In linea di massima la SE è molto ben messa, altrimenti si può optare per la S e poi cucirsela addosso attingendo dal listino accessori. La consiglieresti? L'Evoque, la sua gemella diversa, è stata scelta negli anni da tante coppie, professionisti o tante mamme che la usano come seconda auto di famiglia. L'E-Pace nel suo target ha un pubblico maschile che forse non avrebbe comprato una Jaguar prima e che cerca praticità, tecnologia e un comfort di guida elevato e ama sì SUV ma in formato ridotto. E proprio l'Evoque è una delle concorrenti dirette di questa E-Pace, senza considerare che è appena arrivata la BMW X2 e poi ci sono le altrettanto graffianti Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA, Volvo XC40 e Jeep Compass. Se invece che dalla taglia si parte dai prezzi delle versioni intermedie, si possono allora considerare anche le più grandi Alfa Romeo Stelvio, BMW X3, Audi Q5 e ovviamente, se siete amanti del Jaguar, l'F-Pace. Vi aspettano insieme a tutte le altre su omniauto.it, perciò seguiteci sul sito, sui nostri canali Facebook e Instagram e ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omniauto sta cambiando, ma noi... rimaniamo sempre gli stessi. Motorone.com is coming.